Ciao a tutti, ho tantissime cose da mostrarvi e infatti andrò abbastanza veloce. Mi sono arrivati un sacco di accessori tra novità prima della linea Love e altri accessori invece che ho ordinato io, nel senso che sono tutti accessori che magari ho scelto io, a parte appunto le novità, e che però mi sono stati omaggiati dall'azienda, per cui ci tengo a precisare questa cosa. Tutti gli accessori che sto utilizzando ultimamente, perché me lo chiedete dove acquisto gli accessori della prima, mi vengono omaggiati dall'azienda. Però nello specifico poi quelli che io vado ad usare più spesso o quelli di cui io poi scelgo di parlarvi è perché mi ci sono trovata bene e quindi insomma ci tengo anche a condividerlo con voi, per cui comunque tutte le mie opinioni sono sempre del tutto trasparenti, questo lo sottolineiamo una volta per tutte perché magari potrebbero venire fuori diciamo commenti magari non del tutto positivi. Io ho fatto questa piccola premessa. Comunque detto questo, sono gasatissima e infatti partirò dalle novità, poi vi mostro le cose che ho ordinato io. Allora, prima tra tutti, la novità delle novità, questa l'ho già aperta, in realtà è l'unica che ho già aperto, è questa qui, che ve l'ho postata anche su Instagram. Questa è fichissima, cioè, come l'ho visto, ho detto no, vabbè. Praticamente, allora, la prima novità della linea Love è che non sono più turchesi gli accessori, bensì rosa. E questo qua praticamente è uno di quei braccialetti, fichissimo, che appunto in silicone si prende il polso e questo è magnetico, per cui praticamente è un portaspilli da polso magnetico. Lo devo ancora provare, volevo farvi il video prima di utilizzare tutte queste cose qui, però in realtà mi piace già un sacco. Questa cosa comunque si toglie, per cui se poi non lo volete mettere il polso e vi interessa tenere la piastrina magnetica, avete anche quello, però bellissimo. Mi sento tipo come da ragazzina perché quando ero piccola c'erano questi braccialetti così bellissimi. Questo tra tutti è stato la cosa che sul momento mi ha proprio esaltata di più. Oltre a quello, praticamente mi sono arrivate anche cose che conoscete già, i rivolta tubolari, cioè questi qua sono degli accessori appunto per rivoltare i tubolari, sono in rosa e in turchese. Ho già un kit, il kit quello classico di questi qui, e infatti vorrei capire, non sono andata a confrontarli, le misure di questi rispetto a quelli classici, perché io nella linea classica ho 3 misure, queste invece sono solo 2, per cui devo vedere. Poi, un'altra cosa che ho già in turchese e adesso l'hanno fatta anche in rosa, è questo qui, che è l'accessorio quello per gli angoli. Sì, come si dice, quello per girare gli angoli, insomma, per spingere bene gli angoli. E poi anche carinissimo adesso in fucsia il metro, questo qui che si ritrae. Io ce l'ho già in turchese, l'avete visto sicuramente nei video perché lo uso molto molto spesso ed è comodissimo proprio perché è sempre in ordine. Poi, tra le novità invece abbiamo questo che è adorabile anche solo a vederlo. Però effettivamente non so quanto poi lo userò, anche se è un accessorio incredibilmente utile. Vi starei chiedendo che cavolo è. Praticamente è un uccellino che voi praticamente infilate all'interno della capocchia del lago per aiutarvi ad infilare il filo all'interno del lago, per cui così è più veloce semplicemente. Ed è bellissimo, è veramente carinissimo. Vabbè, questi sono quegli accessori che probabilmente sono diciamo, non sono indispensabili, però insomma, ad averli è capace che poi li usate. Questi rientrano tra il boom, ma chissà quante volte lo userò, poi magari invece diventa uno dei miei must have, vi farò sapere. Poi, oltre a quello, carinissimi anche gli spillini, questi qui con la testa a cuore e a farfalla, molto carini. E altre novità, questa matita qui, che penso sia una matita gesso, sì, che va via appunto con l'acqua. Matita normalissima, bellina però perché è pua, e poi la pinza, questa sempre in rosa per i bottoni, quelli automatici che non avevo e che infatti ho ordinato anche i bottoni. Infatti ve li mostro subito. Li ho presi in 3 colorazioni e sono sempre della linea Love, però questi appunto li ho scelti io, non erano tra le novità. Allora c'è la bustina così, che li ha tipo azzurro chiaro, un celeste e un celeste un po' più scuro,
Dentro, adesso cerco di capire perché non mi ricordo esattamente quanti ce ne sono, 30, ce ne sono 30 dentro, per cui poi ci sono la coppia, no? Però sono 30, poi li ho presi anche così in fucsia, rosso e un arancione e salmone, e poi i più classici, bianco, nero e grigio, per cui questi insomma si usano insieme a questa pinza qui. Quindi queste erano tutte le novità. Un'altra novità che mi è stata inviata, però fa parte della linea permanente, o almeno penso sia, non credo di averlo preso io, è praticamente con le ventose questa cosa qua si attacca alle squadre. Sapete che io ho le squadre, quelle grandi. Questo si attacca alle squadre in maniera tale che sia più facile poi alzarle. E in realtà sembra stupido, come l'ho visto, ho detto cavoli, effettivamente poi io la squadra faccio difficoltà ad alzarla dal tavolo perché molte volte fa quell'effetto a ventosa. Invece così dovrebbe essere più semplice. Anche questo comunque lo provo, poi vi faccio sapere se è esaltante come lo sto immaginando io adesso in testa. Quindi questo tutte le novità barra linea love. Per il resto, praticamente il mio ordine è proprio perché ho tantissimi accessori. Voi lo vedete, lo sapete comunque che ho tantissima roba. E comincio ad avere un po' di difficoltà a metterla in ordine. Io ho la mia scatolina, quella lì, sempre della linea Love, e ho tutto là dentro, gli accessori piccoli. Però, ad esempio, con i rocchetti di filo già cominciava a essere problematica la cosa. Quindi ho preso una scatola nuova. Questa qui, questa ha tre scompartimenti, sono due bassi e questo invece un po' più profondo, questa sempre della prima. Oltre a questa scatola qui, in aggiunta, ho deciso di prendere anche un altro scompartimento più, appunto, più profondo e un altro un po' più sottile, per cui adesso ho praticamente tre sottili e due più profondi. Questo perché volevo mettere a posto un po' gli accessori, quelli più grossi, e soprattutto come si chiamano, i rocchetti di filo. A proposito di rocchetti, anche in questo caso praticamente ho preso altri rocchetti perché l'azienda fornisce sia Prim che Guterman, per cui ho fili. Ho tantissimi fili. Praticamente inizio da quelli bianchi. Ho preso 5 di questi qui che sono i 1000 metri, se non sbaglio, sempre poliestere, in bianco, normalissimo. Quindi questi qua ne ho 5 e ne ho anche sempre bianchi da 500 metri, perché questi nella misura più piccolina. Per cui bianco e nero solitamente sono quelli che proprio faccio scorta perché sono i fili che uso di più in assoluto. Poi avevo finito i rossi, quindi ho preso anche altri 5 di questi qua, sempre da 500 metri rosso, sempre poliestere 100%. E poi, dov'è l'altro? Poi ho preso un giallo. Sembra una confezione, però è in questo formato qui da 100 metri. Sì, mi sa. Sì, è da 100 metri, per cui sono questi qui. Dentro mi sa che se ne sono 5. Comunque, sì, questo qui giallo, perché ho comprato diverse stoffe gialle e non avevo il filo. E poi in blu, questi qua sono due colori differenti, però sono blu, non si nota. Uno è un po' più scuro, uno è un po' più metallizzato come colore, cioè questo è più chiaro di questo, e anche i blu li stavo finendo e quindi ho approfittato, ho detto prendiamoli anche blu, che comunque sono quei colori che si tengono anche per il jeans, insomma. Quindi questi tutti i fili. Poi, sempre per la scatola, ho preso questo qui che è un divisorio, cioè viene così nella confezione. Ma qua forse si vede, è praticamente un divisorio in plastica e questo qui potrebbe essere comodo per le cose più piccoline che se no poi si vanno a perdere all'interno della scatola, quindi ho voluto provare anche questo qui. E poi sempre per gli accessori piccolini, tipo bottoni o quelle cose lì, ho preso questi due che sono delle scatoline, sono in formato differente, questa è più piccola, queste gialle vengono piccole così, aspetta che ve le mostro meglio. Cioè sono proprio piccole piccole. Queste le ho pensate appunto per ho gli spilli in più, ho i bottoncini. Poi io solitamente recupero i bottoni magari dai vestiti che non uso più o che sono da buttare e quindi sono piena di bottoni. Invece queste blu sono leggermente più grandi.
Però alla fine svolgono esattamente la stessa identica funzione, entrambe le cose. Questo tutto per l'organizzazione. Invece, altre cose che ho preso sono questo accessorio qui per pulire il ferro da stiro, perché io ho il mini ferro sempre della prima, e ho visto che l'ultima volta che ho cucito qualcosa di rosso, che ora mi sale la camicetta quella Pois, e mi aveva mollato il colore sul ferro, e quindi ho detto ne approfitto e provo questo prodottino qui per pulire il ferro. E aspettavo di fare il video, però mi sa che è una delle prime cose che farò. Poi, sempre, no, sempre niente. Questo qua, se non sbaglio, dovrebbe essere una colla per asole, o almeno sì, è tipo una colla per antisfrangiamento della stoffa, e l'avevo presa per passarla intorno alle asole. Vediamo anche questa quanto tiene. E poi questo qui invece, che è un filo invisibile, e quindi anche questo qui termoadesivo, filato termoadesivo, praticamente tipo cucite, ci stirate su, e in teoria questo dovrebbe unire, cioè dovrebbe fare da filo invisibile, diciamo. Anche questo lo provo, poi vi faccio sapere. Poi, cos'altro ho preso? Questa cosa qui che è in linea permanente ed è il gessetto, così con tutte le mine, tutti i colori, perché notavo che comunque solo con il bianco faccio difficoltà, perché sulle stoffe più chiare ovviamente non si vede una mazza, e quindi questo qui ha sia le mine bianche che tutte colorate. E anche il suo temperino, questo è molto interessante. Adesso con i gessi dovrei essere a posto per il resto della vita. Poi ho voluto prendere questo accessorio qui che serve per stirare, dato che adesso sono fissata con camicette, eccetera, eccetera. E praticamente ho detto ne prendo uno che serve magari per la manica o comunque per tutte quelle stirature un po' più curve, e quindi ho approfittato, insomma, e ho preso questo. E poi per finire, l'avete visto nella camicetta, nel video della camicetta, l'ultima che ho fatto i bottoni foderati di stoffa, e per farli ho usato questo accessorio qui, che appunto è un accessorio fatto apposta per fare i bottoni foderati di stoffa. Ora l'ho rimesso nella sua confezione solo per farvelo vedere, però è già stato usato, e vi farò un video dedicato a questo. Insieme ho questi qui. Il terzo è stato usato appunto per il video. Questi sono i bottoni, cioè diciamo lo scheletro del bottone, che poi va foderato con la stoffa usando questo qui, e poi avete i vostri bottoni foderati in stoffa. Questi sono da 15 mm, all'interno di ogni confezione ce ne sono 6, per cui insomma dovrebbero bastarvi una confezione, insomma vi basta per un modello. Io ne ho usati 5 su 6 per la camicetta, quella lì che avete visto nel video. Comunque, questi sono tutti gli accessori che avevo da mostrarvi, c'è un sacco di roba, adesso non vedo l'ora di organizzarla tutta bene nella mia scatolina. Infatti ero lì che guardavo la scatola e dicevo voglio mettere a posto tutto, perché poi devo capire come mettere le cose bene, poi magari vi faccio una foto molto maniacale e ve la metto su Instagram. Fatemi sapere se c'è qualche accessorio in particolare che vi interessa. Io avevo già in mente di farvi un video dedicato a questo qua dei bottoni, infatti datemi conferma se vi interessa, però pensavo di farvelo. E per il resto niente, fatemi appunto sapere. Sicuramente i bottoni automatici li andrò ad usare in qualche video, perché li ho presi apposta. E basta, così dovrebbe essere tutto. Io vi ringrazio per aver visto il video. Giù in descrizione trovate i link per seguirmi su Facebook e su Instagram, dove pubblicherò le mie foto maniacali dell'ordine degli accessori. E vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!